Bentornati telespettatori a questa nuova puntata di Politica 24. Oggi parliamo di endometriosi, una malattia che colpisce una donna su 10 in Italia e che non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Siamo in compagnia di Masat Michela. Ricordiamo che con la Michela abbiamo già fatto un'intervista sul telegiornale dove ha spiegato che cos'è questa malattia e fra poco ce lo rispiegherà in modo molto più sintetico, perché se qualcuno vuole vedersi poi l'intervista dove lei ha spiegato molto bene questa malattia può andare sulla pagina di Media 24, va su YouTube e se la trova. E Simonato Sara, anche lei, un'amica della Michela, ma che avete tutti e due questo problema, questa malattia. Ecco, cominciamo intanto da lei, Michela. Spieghi un attimo ai telespettatori in maniera molto sintetica che cos'è questa malattia. Allora, l'endometriosi è una malattia cronica ed invalidante che colpisce la donna nel suo periodo fertile. Non si conoscono ancora le cause ed esistono molte teorie. La più conosciuta è quella della mestruazione retrograda, ovvero che l'endometriosi è originata dal tessuto anomalo al di fuori della cavità uterina, come ovaie, tube, intestino, vescica, nervi in altre localizzazioni. Però ci sono degli studi più recenti da parte dei ricercatori inglesi ed americani, e poi anche di alcuni medici italiani, che affermano che l'endometriosi è un tumore, quindi le cellule si comportano come tale e la malattia deve essere trattata ed eradicata come un tumore. A lei, Sara, esiste una cura per questa malattia? Allora, no, non esiste una cura e non si guarisce dall'endometriosi. La gravidanza può alleviare la sintomologia per tutta la durata e anche con l'allattamento. Però è successo che a molte donne, finito di allattare, praticamente i sintomi erano addirittura peggiorati. Anche l'isterectomia allevia i sintomi, però non può essere definita come una vera e propria guarigione. Tanto quanto le cure ormonali, tutti gli interventi, la menopausa e le diete non lo sono. La terapia ormonale agisce sui sintomi, ma non blocca praticamente il decorso della malattia e non fa guarire la malattia stessa. Si utilizzano estroprogestinici, progestinici, analoghi del GnRH, la spirale e l'anello. Ecco, è una malattia che comunque lei conferma non si guarisce più. No, non, no, per adesso, ad oggi, non si guarisce, non c'è una cura effettiva che porta alla guarigione. Ma una donna può avere figli con questa malattia o no? Allora, diciamo che questa malattia provoca in molte donne l'infertilità e quindi c'è il problema che appunto ci sono molte donne che non riescono ad avere figli. E addirittura alcune fanno l'intervento perché dopo l'intervento è il periodo più fertile perché la malattia viene, cioè il corpo viene ripulito dalla malattia e quindi è più fertile per poter provare ad avere una gravidanza. Ecco, Michela, come si diagnostica l'endometriosi? Sì, allora l'endometriosi è comunque una malattia ancora poco conosciuta e sottovalutata soprattutto dai medici. Può colpire in qualsiasi momento ed agisce silenziosamente e quando viene diagnosticata potrebbe essere tardi in molti casi. E purtroppo non tutti i ginecologi sono in grado di identificare la malattia. Per questo è importante indirizzare chi ne è affetta o ha solo un sospetto in un centro specializzato, dove
dove trova un'equipe multidisciplinare e viene seguita comunque correttamente. La figura del ginecologo è quella più importante, ma la presenza di specialisti come l'urologo, il gastroenterologo, terapista del dolore, chirurgo generale è necessaria. Gli esami utili per la diagnosi sono la visita ginecologica, l'ecografia transvaginale e dopodiché anche una risonanza magnetica per capire dove la malattia è localizzata. Ecco, nella presentazione dicevo che questa malattia non è riconosciuta in pratica dal sistema nazionale, sì, sanitario nazionale. Quali sono però i rapporti? La Sara viene dall'US di Treviso e lei dall'US 4 di Portuguaro. Facciamo una domanda a tutti e due, la stessa, rispetto a questa malattia e rispetto alle ASL, diciamo, di vostro riferimento, qual è il rapporto tra il servizio sanitario delle ASL di Treviso e di Portuguaro rispetto al vostro problema? A lei, Michela. Sì. Purtroppo il rapporto con le ASL è inesistente perché questa malattia non viene considerata nel modo giusto, mancano i fondi e le istituzioni comunque non si considerano proprio. Però voi avete cercato il rapporto, comunque per quanto riguarda almeno la parte dell'US 4 di Portuguaro, sì, e di San Donato, diciamo. Avete cercato di far capire al servizio sanitario, alle ASL, questo vostro problema? Abbiamo provato a contattare, ma non c'è proprio risposto. Non c'è risposto. Sì. E per quanto riguarda invece la parte, stiamo sempre parlando del servizio sanitario del Veneto, per cui nell'ASL di Treviso invece che attenzione hanno rispetto a questa malattia? Ma in realtà, come ha detto lei, siamo sullo stesso piano, nel senso una donna su 10 ce l'ha, però attualmente non viene fatto niente per queste donne. Anche a livello sanitario, intendo a livello sanitario, sì, perché livello stiamo parlando di questo. No, non viene fatto niente. Ecco, proprio entrando in merito di questo, e per cui esiste però una cura per questa malattia, e per cui questa cura in funzione al servizio sanitario, il rapporto con me, cioè è possibile guarire, è possibile curare. Guarire abbiamo detto che non è possibile, ma diciamo è possibile migliorare la situazione della donna. Allora, è possibile più che altro avere una diagnosi, secondo me, prima del tempo, nel senso che adesso di media ci vogliono dai 5 ai 9 anni e quindi se io dovessi avere dei dubbi sulla malattia e avendo la possibilità con l'ASL che aiuta queste donne, avrei la possibilità magari di diagnosticarla prima e questo sarebbe già un bel traguardo, come sarebbe un traguardo il fatto di poter avere alcuni esami passati dal servizio sanitario, invece attualmente non è così. Ecco, siamo qui davanti a delle telecamere, questo spazio verrà visto sicuramente da moltissime persone, anche dai funzionari dell'ASL a tutti i livelli. Ecco, lei cosa si sentirebbe di dire al direttore dell'ASL, al presidente della Regione Veneto, all'assessore della Sanità del Veneto, a tutti quelli che dovrebbero interessarsi per questa malattia? Lei ce l'ha e credo che meglio di lei, insomma. È una domanda abbastanza non difficile, perché io so cosa vivo tutti i giorni, quindi sotto questo punto di vista non è un problema rispondere. Però sì, quello che penso di parlare a nome di tutte, penso che la cosa principale è essere credute in quello che noi diciamo. Esatto. Cioè, il fatto che io dico io oggi sto male, ho questi sintomi, non devono essere presi per vabbè è esagerata o vabbè vuole essere compatita,
Ecco, questo è una cosa che a me da sempre, e mi è successo anche in pronto soccorso, da sempre, ha sempre creato rabbia, perché non ero creduta in quello che dicevo. Io andavo in pronto soccorso, che stavo male, e è successo una volta che il medico ha detto a mia mamma di portarmi dallo psicologo, perché Tanta io mi rabbia. stavo inventando per attrarre l'attenzione di mia mamma. Diciamo che questa è una malattia anche a livello nazionale, per cui non solo nel Veneto, ma mi dà l'impressione che voi Sì. avete per motivi vostri di salute anche frequentato anche altri ospedali, altri medici, altri posti per Sì. cercare come fanno un po' tutti Sì. quelli che hanno questi problemi, per cercare di migliorare la vostra vita, però è un problema che è generale, mi sembra. Sì, assolutamente sì. Ecco, adesso noi ci fermiamo alcuni minuti per la pubblicità, poi riprendiamo per altre domande per approfondire ancora un po' la vostra malattia. Grazie. Il 24 e 30 novembre e il 1 dicembre si svolge a Portogruaro la 34esima edizione della Fiera di Sant'Andrea, antica sagra mercato delle oche e degli stivali. Domenica 24 novembre la fiera si apre con la festa delle associazioni dei bambini, mentre sabato 30 e domenica 1 dicembre in tutto il centro storico si svolge la tradizionale fiera con stand enogastronomici delle eccellenze del Veneto orientale. Appuntamenti culturali, mostre, attrazioni per bambini e ampi spazi espositivi, ai quali si aggiunge quest'anno al Parco della Pace uno spazio dedicato ai nostri amici animali, cani, gatti e co. La città di Portogruaro vi aspetta. Non mancate! Ritorna il Grande Volley, ritorna la Serie A in provincia di Treviso. Il 16 novembre alle 20.30 al Pala Grassato, l'HRK Motta sfida Gamma Chimica Brugherio. Serie A3 Credembanca. Media Partner, Media 24. Bentornati telespettatori, siamo in compagnia, ripeto, di Masat Michela e Simonato Sara. Stiamo parlando di endometriosi, una malattia che colpisce una donna su 10 in Italia. Sono circa 3 milioni le donne in Italia che hanno questa malattia, una malattia non riconosciuta dal Servizio Nazionale Sanitario. Ne abbiamo parlato sulla prima parte, le motivazioni e un po'. Abbiamo capito che cos'è questa malattia. Adesso continuiamo un po' l'approfondimento ancora di alcuni altri aspetti che produce questa malattia. Ecco, una cosa importante, in che modo si ripercuote nella vita della donna e perché poi una donna lavora, ha figli, eccetera. Sì, si ripercuote in maniera molto pesante, e anche nelle faccende quotidiane, stare dietro ai figli, fare le pulizie domestiche, uscire con amici e parenti, avere uno sport, un hobby, fare una passeggiata, ma anche lo studio, il lavoro, perché comunque sono compromesse da sintomi dolorosi. Faccio un esempio che è quello che magari è successo a molte di noi, che si studia, si va a scuola, magari si ha un ciclo molto doloroso, quindi magari si sta a casa quei 2 o 3 giorni al mese in maniera ripetuta e non si viene creduti dagli insegnanti perché dicono che magari esageriamo nel parlare dei sintomi e che troviamo fuori scuse per saltare, che ne so, il compito, l'interrogazione o magari anche l'ora di ginnastica e quindi veniamo passate per quelle che non hanno voglia di fare. Dall'altra parte una donna che ha un lavoro, per esempio, si trova nella stessa situazione, quindi magari porta certificato di malattia per quei 2 o 3 giorni al mese in maniera ripetuta. Ne parla con il dottore di lavoro magari dice questa è esagerata, bla bla, eccetera, eccetera, e fa la stessa figura della studente che magari pensano non abbiano voglia entrambe di far nulla. E questo è grave perché ci sono donne che hanno perso il posto di lavoro o altre che in alcuni casi hanno subito del mobbing. Ecco, però sotto l'aspetto psicologico, Michela, cosa gli succede a una donna che ha questa malattia?
Allora, comunque, allora, è una malattia molto subdola che ci prende tutte in maniera diversa, però ci invalida moltissimo, non solo nel corpo ma anche nella mente. La donna per molti anni, prima di avere una diagnosi, ha sopportato molti dolori, incomprensioni, sofferenze, difficoltà. Si è sentita in colpa perché sta sempre male e vede anche il suo dolore come una specie di punizione per qualcosa. Tutto ciò accade perché i suoi dolori vengono ignorati o minimizzati dai familiari, amici e medici. Non viene capita e creduta da nessuno. Tutti pensano che comunque sia tutto nella sua testa e che non sia in grado di sopportare, ad esempio, un semplice mal di pancia per il ciclo. Al momento della diagnosi, finalmente la donna ha un nome per il suo dolore, però ha paura di quello che viene dopo, però sa già che la sua vita non sarà più come quella di prima. E ha inizio quindi un lungo percorso tra dolori che potrebbero essere anche invalidanti in tanti casi, e terapie comunque molto pesanti, ormonali e farmacologiche, interventi che per molte donne potrebbero essere anche mutilanti e con dei danni permanenti. Tra gli effetti psicologici più comuni ci sono la depressione, l'ansia, la tensione nei rapporti sociali. Ci sono anche problemi comunque con la propria immagine di sé. La donna non si riconosce più e si sente sempre di meno donna. Questo anche perché comunque si potrebbe aggiungere la paura di una mancata maternità. Infatti nel 40% dei casi l'endometriosi comporta l'infertilità. Tutto ciò comunque induce a sentimenti di inadeguatezza, di incompletezza, perché la donna ha perso il suo ruolo biologico e al crollo dell'autostima. Ecco, però a questo punto uno dice, ma alla fine questa è una malattia invisibile, cioè, ma voi state bene perché sorridete, parlate, cioè non dà, non vedo in voi una malattia, per cui voi fate parte di quelle malattie invisibili. Sì. Ecco, ci può spiegare un attimino perché invisibile? Allora, purtroppo ci sono molte malattie invisibili. Perché effettivamente danno sintomi ma non si vedono, e l'endometriosi è una di queste, perché nella società tante volte quello che non si vede non esiste, e questo è sbagliato. L'endometriosi, solo chi vive l'endometriosi sa in realtà di cosa si tratta e cosa ne consegue. È molto importante capire che anche se non c'è una ferita, il dolore è comunque autentico. Noi lottiamo per far capire alle persone che non ci inventiamo nulla, che gli effetti che essa causa nel nostro corpo, e che è possibile comunque vivere con un dolore cronico tutti i giorni. Anche se i segni non sono visibili, noi abbiamo dei continui cambiamenti sia a livello emotivo sia a livello fisico interiore, ed è proprio per questo che noi lottiamo per farlo capire alle persone, perché tante volte non, le persone non lo possono comprendere, e anche per noi stesse sono difficili da accettare, quindi è importante che una persona con endometriosi accetti la malattia ma non diventi la malattia stessa. Praticamente viviamo tutti i giorni con questa coinquilina scomoda e cerchiamo di accettarla, e quello che è importante per una donna affetta da endometriosi è che venga creduta, supportata e a volte sopportata dalle persone che sono vicine. Questa è la cosa più importante in assoluto. Ecco, noi stiamo andando verso la fine di questo spazio,
l'importanza dell'informazione su queste cose diventa fondamentale, perché si trova spazio un po' per tutto per l'informazione, e però a volte ci sono dei problemi così nascosti e che potrebbero diventare veramente utile parlarne. Noi siamo felici di avervi ospitato, speriamo che sia le donne che vi stanno ascoltando e che anche tutte le vostre, diciamo così, colleghe tra virgolette che hanno questo problema a livello nazionale, che avranno modo comunque attraverso il web, non solo attraverso la televisione, di avervi sentito voi parlare, e magari se ci saranno delle novità oppure ritenete opportuno ridare un messaggio per spingere un po' chi di dovere a capire questo vostro problema, dai medici, dai genitori, dalla gente stessa, nel mondo del lavoro. Speriamo che questo messaggio penetri, e questo che ci auguriamo. Noi faremo comunque di tutto attraverso i nostri canali, diciamo, di comunicazione, che non sono pochi, arriviamo molto distante. Speriamo di aver fatto un bel lavoro. Intanto grazie Sara, grazie Michela. Grazie a voi. Grazie e a vi voi. Faccio i migliori auguri per grazie. Una vita, diciamo, serena più possibile, e curatevi, che tutto sommato speriamo di vederci la prossima volta magari sorridenti, che magari avete risolto qualche problema. Grazie mille. Grazie. Grazie.